Ho accolto con molto entusiasmo questa iniziativa della Caritas di Nardò e della presentazione del rapporto sull'immigrazione. Un entusiasmo che parte anche da lontano, da un lavoro che come regista di Recinema abbiamo seguito proprio l'anno scorso, 2 anni fa, e proprio io mi impegnai a dare l'indicazione di questo territorio come rappresentante di una grande cultura di accoglienza e una grande cultura del significato di accoglienza dell'immigrazione, nel senso di integrazione umana, prima di tutto. E di questo, insomma, ne abbiamo grandi prove e grandi riconoscimenti da tutte le comunità internazionali, umana, civile e sociale. Noi rappresentiamo sicuramente come Puglia, come Salento, una grande storia appunto, di accoglienza e sono orgogliosa di riuscire a manifestarlo anche in questa occasione particolare che attesta proprio un report che l'Università di Lecce ha stilato in questi anni e che ha portato oggi a questi risultati. Storia che parte da lontano con l'accoglienza degli ebrei, no? Per poi arrivare invece Esatto, a una quella storia, odierna. appunto, una storia che parte da lontano e che ha l'illustre storia degli ebrei e che tuttora ci testimoniamo anche con il nostro Museo della Memoria di Santa Maria al Bagno e accoglienza dei popoli del Mediterraneo, di tutto il bacino del Mediterraneo. Grazie. L'appuntamento, l'oggetto dell'appuntamento di questa giornata è duplice, in quanto ci prefiggiamo di presentare il progetto di Kinder Your Life, di Color Your Life della Kinder Foundation, il quale si propone di offrire ai ragazzi che non abbiano ancora compiuto 18 anni la possibilità di dare atto ad un proprio progetto nei settori della cultura, dell'agricoltura, dell'industria, dell'economia. Vi sarà quindi un membro della Fondazione Color Your Life che illustrerà ai dirigenti scolastici che gentilmente hanno accettato di aderire a questa proposta tutti i dettagli del progetto e i ragazzi che aderiranno, che presenteranno una loro proposta e che saranno selezionati avranno l'opportunità di prendere parte ad una scuola estiva che si svolgerà all'Oano in Liguria nei mesi estivi a costo zero per le famiglie. Quindi è un fatto di rilevante importanza anche per l'economia delle famiglie. L'altro obiettivo di questa giornata è la presentazione del film documentario Mediterraneo. Qual è l'oggetto e lo spirito di questo appuntamento? In qualità di docente universitario, ma soprattutto in qualità di persona che intende sensibilizzare ai temi delle migrazioni internazionali, la mia partecipazione a questa giornata segna un momento particolare che è quello di comunicare ai ragazzi che la presenza di persone di provenienza geografica diversa, di lingue diverse, di cultura diversa, di origine diversa, di religione diversa, deve essere a tutti gli effetti uno strumento, il veicolo privilegiato all'arricchimento della nostra cultura e della loro cultura. La Commissione europea ha stabilito che l'integrazione tra le culture debba essere necessariamente una win-win situation, ovvero una situazione nella quale le parti che si incontrano e che interagiscono vincono l'una e l'altra. Questo vogliamo far comprendere ai ragazzi con la proiezione di questo documentario. Responsabile per la Puglia e per l'area sud d'Italia della diffusione del progetto Color Your Life è la cooperativa Officina Creativa che ha sede a Lecce e che dalla data della sua fondazione è dedita all'impegno sociale. Si fa ancora una volta Luciana Delle Donne, l'amministratore unico della cooperativa, e per la quale io mi faccio portavoce in questa iniziativa, si fa promotrice di questa opportunità da offrire ai ragazzi. Questa è l'occasione per fare il punto su una questione fondamentale che ci riguarda da vicino,
in quanto Nardò, come tutti sanno, è una terra di frontiera per il discorso dei migranti, perché l'esperienza di Boncuri insegna, mette in evidenza come Nardò è un fronte di accoglienza importantissimo rispetto a una particolare categoria di migranti, e sono i lavoratori stagionali. Conseguentemente questa occasione di aprire lo sguardo al più variegato mondo della migrazione è, credo che sia un momento utile di riflessione, specie perché come oggi, come si potrà vedere oggi, coinvolge il mondo scolastico, e conseguentemente è opportuno che i ragazzi abbiano piena cognizione del fatto che il mondo è fatto di molte etnie, è fatto di molte persone. Ecco, da questo punto di vista credo che lo sforzo maggiore che noi come ente locale, insieme con le altre istituzioni, comprese le istituzioni scolastiche, è quello anche di cominciare a guardare a queste questioni non come problemi ma come opportunità, e quindi anche a modificare, anche sotto il profilo semantico, l'approccio a queste questioni, per cui le persone, i migranti sono persone come noi, quindi modificare anche il linguaggio, non parlare più di extracomunitari, non parlare più di accoglienza ma di interazione, quindi cominciare un percorso che possa qualificare sempre di più entrambe le parti, quindi i migranti in quanto opportunità di sviluppo e i territori in quanto opportunità di accoglienza e di interazione con i migranti. Grazie. E noi ringraziamo anche la curia Don Antonio qui presente per averci ospitato in questa bellissima sala. Niente, io lascio subito la parola al sindaco, che so che ha fretta, per un breve saluto, e poi l'assessore Muci e la professoressa Milena dell'Università del Salento. Assisteremo tra qualche minuto ad un film molto bello, un film che è stato prodotto dalla RAI, un film mediterraneo che ha ad oggetto il tema dell'immigrazione, tema quindi assolutamente in linea con lo spirito di questa giornata, con lo spirito di questa serie di iniziative alle quali gli enti che l'avvocatessa Cavallo prima ha nominato hanno collaborato. Un film molto bello perché riguarda un tema che è sempre più di attualità e che sarà sempre più di attualità, e questa è la ragione per la quale poi viene proposto ai giovani, viene proposto ai ragazzi, ed è molto importante che i ragazzi stiano attenti ai temi che riguardano il futuro, perché stare attenti ai temi che riguardano il futuro vuol dire occuparsi della propria vita. Questa è la scuola, deve aiutarci ad occuparci delle cose che riguardano gli altri e che contestualmente riguardano la nostra esistenza, e credo che sia poi il modo più equilibrato per vivere, occuparsi degli altri e di sé. Questo tema è un tema che riguarda gli altri e noi insieme in maniera indissolubile. Il film mediterraneo, non dico nulla, poi parlerà poi l'assessore Francesca Muci, assessore al marketing territoriale, allo spettacolo della giunta della nostra città, che tra le sue attività si occupa anche di cinema, è anche sceneggiatrice, regista. Questo tema è stato anche girato nella masseria Boncuri. Voi conoscete, avrete sentito parlare oppure conoscete questa masseria. È una masseria che dista pochi chilometri dal centro abitato, appena 2 chilometri, uscendo dallo stadio, uscendo dal tribunale. Ed è un luogo nel quale da 2 anni, in estate, la città di Nardò ospita circa 1 migliaio di lavoratori extracomunitari immigrati che si spostano nella nostra città, nel nostro territorio, per lavorare in campagna.
È un lavoro molto duro, lo fanno migliaia, sono in migliaia, ecco, a molti sfugge questo fenomeno, però ci sono ricche produzioni agricole nel nostro territorio e pensate un pochino poi a questo paradosso, poi magari quando avrete altre occasioni di affrontarlo in altri momenti. Però vedete che poi il mercato del lavoro e l'economia di un territorio è fatta anche di questi apparenti paradossi. In una terra che ha molti disoccupati c'è bisogno d'estate di 1.000 lavoratori extracomunitari per portare avanti le imprese agricole e le colture agricole del nostro territorio. L'economia è un po' più complicata di come a volte si faccia. Siamo una terra che ha purtroppo un tasso di disoccupazione fra i più alti d'Europa, soprattutto di disoccupazione giovanile, e siamo un territorio che per consentire alle proprie imprese agricole di raccogliere quello che viene prodotto ha bisogno di attingere a manodopera immigrata per almeno 1.000 unità nel periodo, in particolare luglio e agosto. Questi immigrati vengono ospitati nella masseria Boncuri ed è un modo per rappresentare anche una vicinanza e un senso di solidarietà a questi lavoratori. Perché l'immigrazione? Io ovviamente, il mio è un saluto, non è un intervento, quindi vado per flash, ci saranno occasioni per approfondire questi temi. Perché l'immigrazione è un tema che ci riguarderà sempre più da vicino? Ma innanzitutto perché i mezzi di comunicazione che voi utilizzate, cominciamo da internet, che collega, come sapete, giovani di tutte le nazionalità, consentono molto più facilmente uno scambio di informazioni. Oggi è molto facile sapere, per un ragazzo di 16 anni che sta in Thailandia, è molto facile sapere cosa sta accadendo in Brasile. Basta i ragazzi che conoscono l'inglese sono in grado tramite internet di attingere informazioni che alla nostra età non era possibile attingere. Quando io avevo la vostra età non potevo attingere le informazioni che voi riuscite ad attingere in 15 minuti. Quindi il mondo è cambiato, è un mondo assolutamente interdipendente, per cui un mondo nel quale è più facile spostarsi. Innanzitutto per questa rete di conoscenze che è tipica della vostra generazione e che sarà sempre più diffusa. Quindi il futuro è un futuro nel quale si comunicherà sempre più spesso e sempre parlando una lingua comprensibile a tutti. Secondo elemento, abbiamo anche una diminuzione fortissima dei costi dei sistemi di comunicazione. I costi degli aerei, in particolare, sono straordinariamente diminuiti negli ultimi 20 anni. Sono incomparabili con quelli che erano i costi degli aerei di 20, 30, 40 anni fa. Quindi è molto, quindi tanto si hanno notizie più forti. Secondo, il mondo è più unito di quanto non si pensi, le linee di comunicazione sono assai meno costose di quanto non fossero prima. Questo, il mondo è sempre più destinato ad una più forte integrazione. Aggiungeteci anche, e poi passo rapidamente a concludere, i motivi di integrazione politica, l'Unione Europea, Unione di Stati, che danno chiaramente il senso di come i diversi paesi credono, pensate alla crisi finanziaria che ora aggredisce l'Europa, pensano che è più facile affrontare i problemi se più paesi sono uniti. Fate questa riflessione, magari qualcuno di voi ancora non l'ha fatta. Prendete il senso da attribuire alla parola extracomunitari. Vedete cosa voleva dire extracomunitari nel 1980, nel 1985, nel 90, nel 95, nel 2000. Man mano che l'Unione Europea cresce, si allarga a più paesi, molte persone diventano comunitarie. Quindi per motivi politici, per motivi di trattati. Quindi anche questa c'è questa spinta politica dei paesi. Molti paesi che prima erano paesi extracomunitari, oggi sono paesi comunitari. Quindi c'è anche questa spinta. Ecco perché questo tema non è un tema così che la Caritas oggi vuole affrontare perché è la giornata. È il tema del futuro delle nostre comunità. Grazie, sì, mi unisco. In realtà questo progetto l'abbiamo accolto con enorme
enorme entusiasmo. L'abbiamo perché lavoriamo in maniera assolutamente condivisa, quindi con l'assessore alla cultura Carlo Falangone e con l'assessore all'immigrazione Vincenzo Renna. Ringraziamo la Caritas e tutti voi per questa iniziativa. Sarò breve, anche perché mi unisco alle parole del... Mi unisco e condivido le parole del nostro sindaco, cioè questa ricerca di unità e di bene comune deve essere il nostro punto di forza, lo è sempre stato appunto nella storia del nostro paese e deve continuare a realizzare questo progetto di integrazione umana, sociale e anche spirituale. Ormai non si tratta più di un paese con una storia e con un'origine, ormai il nostro paese sarà fatto di tante storie, di tante origini, di tante religioni. E dobbiamo imparare a vedere questo come forma futura che la nostra comunità deve essere, perché ormai è così ed è giusto che sia così. Questo racconto, dirò brevemente due parole, la regia di Giuseppe Panici, una produzione Rai Cinema e Alex Fonti, è stato prodotto 2 anni fa e me ne sono occupata nella parte iniziale, nel senso che avevo l'incarico di seguirlo, poi per altri motivi professionali non ho potuto più farlo, però avevo identificato questi luoghi come luoghi importanti per raccontare il fenomeno dell'immigrazione e anche come luogo, come esempio, quello della nostra comunità di grande accoglienza nei confronti dei migliaia di cittadini extracomunitari che si sono trovati a conoscere la nostra dimensione, che ha rappresentato appunto una situazione di grande orgoglio anche nonostante le difficoltà che poi negli ultimi anni purtroppo abbiamo dovuto incontrare. Però continueremo ad andare avanti, sicuramente l'assessore Renna magari avrà l'occasione di creare un breve profilo su quello che è stata l'attività di Boncuria, su quello che sarà e sull'impegno che noi come amministrazione vogliamo mantenere nel discorso appunto di accoglienza e integrazione razziale. Grazie. La vostra presenza così numerosa mi invita a proporvi una lunga e noiosa lezione di sociologia delle migrazioni, dalle migrazioni tra 800 e 900 fino ai nostri giorni. Sto scherzando, non vi alzate, non ve ne andate, non vi preoccupate. Il mio desiderio invece intanto salutarvi e ringraziarvi davvero della vostra sensibilità e della vostra partecipazione. Io ancora una volta sono contenta di offrire la mia disponibilità alla città di Nardò per quanto concerne le tematiche sulle migrazioni internazionali. Mi riserverei di dibattere con voi e di esporre alcune riflessioni dopo la visione del documentario. Grazie. Allora, tanto benvenuti, grazie per la partecipazione. È bellissimo vedere i giovani perché sono l'espressione del futuro che verrà. Ora io sono, come qualcuno anche ha detto, sono d'accordo, un politico novello, nel senso che sono nuovo, un po' giovane per la politica, anche se ho la mia età. Allora, questa esperienza nuova che è iniziata così, anche con un po' di entusiasmo, mi ha catapultato in un mondo nuovo, quello che attraversa il nostro territorio, come diceva il sindaco, è appena 2 chilometri da Nardò, vicino al nostro stadio, dove noi andiamo a guidare Forza Nardò. E allora io mi sono trovato in questa masseria a Boncuri, dove c'erano tante persone, tanti esseri umani uguali a noi, che vengono a fare, come diceva il sindaco, il lavoro che noi non vogliamo fare, riteniamo di non dover fare, nonostante ci siano tante braccia forti anche in mezzo a noi. E queste persone vivono questo mondo nella masseria Boncuri in grandi difficoltà, cioè non è un posto di turismo la masseria Boncuri, è solo grazie alla collaborazione degli amici della Caritas, degli amici di associazioni di volontariato
siamo riusciti a dare un po' di accoglienza a queste persone, a questi esseri umani, a questi nostri fratelli. Come diceva il sindaco e voi che frequentando la scuola, chiaramente queste analisi, queste riflessioni le fate, i vostri insegnanti vi accompagnano in questi percorsi di approfondimento. Le parole sono importanti. A me piace sempre tornare sul discorso delle parole. Giustamente il sindaco ha parlato del termine extracomunitario, no? Facendo presente che nel corso degli anni la comunità si è allargata, quindi gli extra sono sempre, sempre di meno, tra virgolette. Beh, personalmente dico che questa parola è un termine assolutamente da cancellare, perché le persone non possono essere extra. Ogni uomo è straordinario, cioè pensare agli amici che vengono dal Maghreb o dal cuore dell'Africa come extra, sinceramente ritengo che sia un offensivo porsi in questo modo, così come il termine integrazione, un termine che si presta a tante interpretazioni. Io personalmente dico che la sfida vera che vi riguarderà, perché forse noi non faremo in tempo ad affrontare con questa visione la questione dell'immigrazione, la sfida vera che riguarderà voi che sarete gli adulti di domani è quella di passare dal termine integrazione al termine interazione, perché accogliere significa che esistono mondi diversi, mentre il mondo è uno, le persone sono diverse, ma la diversità, come si diceva in un recente dibattito sempre organizzato dalla Caritas, e la diversità non deve essere motivo di preoccupazione, non è un problema, deve diventare un'opportunità, perché dallo scambio di esperienze diverse può nascere un futuro migliore. Grazie. Velocemente, così poi possiamo guardare tranquillamente la proiezione che l'assessore Nuti ci ha messo a disposizione. Intanto il saluto personale a voi e ai vostri docenti e ringraziarvi per la vostra vicinanza, la vostra sensibilità a questi temi così importanti che hanno coinvolto direttamente la nostra città. Un grazie particolare alla Caritas diocesana che come sempre è attenta ai problemi che riguardano la persona, l'individuo, la collettività. Grazie veramente, perché senza di loro le amministrazioni non potrebbero veramente accogliere tutti quelli che sono i bisogni tutte le persone più deboli, e quindi questo è ancora una volta il segnale della loro presenza, della loro vicinanza a chi soffre e chi ha bisogno di sentirsi le istituzioni vicine. Io mi permetto solo nel discorso che è stato fatto, per quello che ha detto anche il nostro sindaco, noi dobbiamo essere molto orgogliosi e fieri di quello che la città di Nardò ha fatto per quanto riguarda gli extracomunitari che si avvicinano durante l'estate della nostra città per prestare la loro manodopera alle nostre aziende agricole. Io credo quello di cui noi dobbiamo renderci merito e soprattutto che è cambiato in questi anni grazie alla nostra sensibilità l'approccio culturale, ed è questo che a noi soprattutto interessa per le future generazioni, perché attraverso un nuovo modo di vedere l'extracomunitario forse c'è, come diceva prima l'assessore Renna, la vera integrazione. Io credo che quest'anno, dopo anni di difficoltà, perché io ho partecipato a diversi incontri e convegni sull'immigrazione con molto orgoglio, proprio perché spesso è stato tirato in mezzo Nardò, la città di Nardò, come bel esempio di accoglienza e di rispetto dell'extracomunitario, tant'è che la dottoressa Laura Boldrini, rappresentante del commissario delle Alte Nazioni Unite, ebbe a dire, visitando il nostro centro di accoglienza dei lavoratori extracomunitari, che era un centro da prendere come simbolo e come progetto da esportare in altre realtà. Questo mi ha veramente riempito di orgoglio la città, perché da persone che girano il mondo
per difendere i diritti di queste persone è veramente un'altra medaglia d'oro che viene consegnata alla città. E allora ecco perché è importante il nostro approccio culturale. E quest'anno, guardate, quest'anno è successo un evento, credo storico, che forse la storia poi giudicherà ancora più di quello che noi abbiamo giudicato in quest'anno. Finalmente gli extracomunitari, i lavoratori, perché siamo passati dall'extracomunitario finalmente che è un lavoratore che viene a svolgere un servizio per le nostre aziende agricole. Poi bisognerebbe aprire il capitolo del rapporto tra le aziende agricole e il lavoratore, però questa è una cosa molto più complicata che approfondiremo magari in altre occasioni. Però guardate, è successo questo evento particolare, straordinario nella nostra città, che per la prima volta i lavoratori che erano presenti nel campo hanno avuto il coraggio di alzare la testa e scioperare. Io credo che molto spesso voi avete studiato le nostre lotte dell'Arneo, le lotte contadine delle tabacchine. Grazie a quelle lotte i nostri nonni si sono riscattati da una situazione di debolezza nei confronti del proletariato, nei confronti del feudatario, perché li sfruttava nei campi. Ebbene, quest'anno noi abbiamo assistito a questo evento epocale, perché si sono organizzati, hanno fatto lo sciopero, lo strumento per eccellenza della democrazia di un lavoratore, cosa che non era mai successo in nessuna parte d'Italia. E prima di tutto ci tengo a ringraziare la Caritas che ci sta ospitando e soprattutto qui nel Salento Officina Creativa, che è un'associazione che lavora nell'inclusione sociale di persone ex carcerarie, comunque che hanno avuto problemi con la legge, di legge, che sono diversi anni che ci ospita e ci aiuta ad avere visibilità anche in Salento. La fondazione si chiama Color Your Life, sarò breve come hanno detto tutti, si chiama Color Your Life e nasce dall'idea di un signore che si chiama William Sale, cioè che il nome che non mi dice niente, però è il nome che è dato l'ovetto Kinder e tutta la linea Kinder. Questa persona quando è andata in pensione ha voluto restituire un po' della fortuna che lui ha avuto dalla vita e mettendo in gioco anche la sua liquidazione è messo su questa fondazione. La fondazione ha l'intento, la mission della fondazione è quella di aiutare i ragazzi come voi a capire quali sono i loro talenti, se non ancora l'hanno capito, se nel caso già lo sanno, aiutare a perseguirli questi sogni e non perdere la motivazione soprattutto nel farlo, perché per vari motivi, voi perché la famiglia è impegnata, voi perché la scuola si trova in difficoltà, voi perché non si sa, come magari non si sa neanche che esiste una scuola di fumetto per chi ama disegnare, il nostro intento è quello appunto di creare uno stimolo in più. Questo è il quarto anno di vita della fondazione e organizziamo, per realizzare questo nostro sogno, organizziamo un campus estivo che ha sede a Loano. Loano è in Liguria, come dicevo prima. Questo campus ha un attimo solo. Audio? No, senza audio. Allora, dicevo, il campus dura 14 giorni che sono completamente gratuiti per i partecipanti, lo potete vedere il perché è sul Depliano, perché abbiamo una serie di sponsor che ci danno una mano. E durante 14 giorni i ragazzi hanno la possibilità di incontrare prima di tutto ragazzi di tutta Italia, perché lavoriamo a livello nazionale. E durante questi 14 giorni, dicevo, incontrerete ogni giorno un esperto diverso, un esperto di moda, e sono tutti a un certo livello. Per la moda viene la cugina di Gianfranco Ferré, presidentessa della Fondazione Gianfranco Ferré, per la musica il figlio di Mogol, ma anche persone che non hanno un nome blasonato, ma comunque nel loro settore hanno qualcosa da dire. E queste persone si presentano prima come persone che hanno avuto un sogno da raggiungere, hanno lavorato tanto per farlo e si sono impegnate. Vi diranno qualcosa sul loro settore e in più
vi faranno anche fare, perché noi pensiamo che facendole le cose restano di più, no? È come andare in bici: se non si va in bici, se non si cade, soprattutto non si impara mai ad andarci. Inoltre, in questi 14 giorni è offerto anche un corso di inglese organizzato da un'associazione che si chiama ACLE, che organizza campus di inglese in tutta Italia, con un approccio che loro definiscono emotivo, perché libri non ce ne sono, anzi ai ragazzi che arrivano viene fornito un portatile o del materiale per scrivere, prendere appunti, avrete la vostra camera, con di solito sono delle triple, e niente, si sta ospiti in questo... grazie ai genitori, il convento degli Agostiniani di Loano. E come si partecipa? Ho lasciato sulle vostre sedie dei plan, che se vogliamo guardarli velocemente insieme, così passate alla visione del film.